essere appunto tecnico abilitato come geometra per Monza e Brianza e recentemente iscritto all'albo dei CT. Volevo oggi illustrarvi, grazie ad Oxforall, cos'è e appunto di cosa si tratta, quando serve, il famoso attestato di prestazione energetica, semplicemente APE, precedentemente chiamato invece attestato di certificazione energetica ACE. Serve a classificare gli edifici da un punto di vista energetico. L'attestato di prestazione energetica è un obbligo di legge dal 2009, serve appunto attestare gli edifici per due motivi. Un motivo essenziale, che è quello appunto di censirli a livello nazionale, e un motivo molto più importante, che riguarda tutti noi, è quello di sapere gli effettivi consumi energetici di un immobile. Quindi riguarda proprio il classico proprietario, affittuario, nonché la famiglia che abita l'immobile. Sapendo il consumo energetico dell'edificio, saprà anche i relativi costi di gestione per un utilizzo standard. È necessario per tutti gli atti di compravendita, deve essere allegato al rogito e determinati dati proprio presenti all'interno dell'attestato di prestazione energetica devono essere riportati nell'atto stesso. Lo stesso vale anche per quanto riguarda i contratti di locazione. Alcuni dati devono essere riportati proprio all'interno del contratto. È necessario anche per gli annunci immobiliari. Quindi ogni qualvolta si intende promuovere un immobile per venderlo o per locarlo, è necessario riportare all'interno dell'annuncio immobiliare alcuni dati, tra cui la classe energetica.